Procediamo alla compilazione di una parcella secondo il DM 140 del 2012, legge 27 del 2012. Facciamo un esempio di progettazione per un edificio di abitazione, nel valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Abbiamo quindi un valore di 700.000 euro per quanto riguarda la parte edile, 350.000 euro per le strutture. Per gli impianti sono 150.000 euro idrico-sanitario, per gli impianti termici sono 100.000 euro, per gli impianti elettrici sono 200.000 euro. Classificazione secondo ex legge 143, classe terza categoria ABC. Il decreto 140 le classifica in modo leggermente diverso, in quanto le opere edili sono all'interno della 140 in una categoria e in una classe particolare, con destinazione funzionale delle opere residenza. Adesso, entrando nel nodo del nuovo regolamento per la liquidazione dei compensi per le professioni, legge 27/2012, DM 140/2012, e andando a cliccare su studio fattibilità, progettazione, direzione lavori, vado ad imputare i vari dati che sono necessari per la compilazione della parcella. Abbiamo edilizia, opere edili, nel nostro caso siamo a residenza. Il grado di complessità è un dato che al momento non sappiamo come gestire e va da 0,7 a 1,3. Oggi noi, per dare una significatività alla nostra parcella, diciamo che è 1, per stare a metà tra i due valori. La complessità è un dato comunque da valutare di volta in volta. Abbiamo detto che il valore economico, cioè la V, è 700.000 euro. Andando avanti, abbiamo tutte le voci del decreto ministeriale che rappresentano le varie specifiche prestazioni. Qui vediamo definizione delle premesse e fattibilità, che evidentemente riguardano un aspetto diverso dalla semplice realizzazione di un'opera edilizia, così come stime e valutazioni, rilievi, studi ed analisi, successivamente consulenze e curatele, i piani economici e in questo caso non ci riguardano. Il 140 rappresenta un complesso molto ampio di prestazioni. Arriviamo alla voce B1, che è invece la prestazione della progettazione preliminare. Chiaramente la progettazione di un edificio edilizio avrà sicuramente la voce Q1, relazioni, planimetrie, elaborati grafici, una seconda voce Q2 è il calcolo della spesa, che chiaramente deve essere valutato in funzione delle operazioni che stiamo compiendo. Un'attenzione particolare deve essere fatta a queste scritte: articolo 17,1 lettere A, B, E, DPR 207/10. Questo è il regolamento delle opere pubbliche. È evidente che quando si dovesse fare una progettazione per dei privati, questo articolo 17,1 lettere A, B, E non fanno parte della nostra prestazione, in quanto relativo alle sole opere pubbliche, così come negli altri casi dove l'articolo citato è sempre per un'opera pubblica. Quindi Q01 e Q02 sono i due elementi che sicuramente fanno parte della nostra prestazione di progettazione preliminare. Quelle che seguono sono da verificare caso per caso. Ad esempio, il piano economico finanziario di massima serve per un ente pubblico, il quale deve fare un piano economico, mentre il capitolato speciale descrittivo e prestazionale potrebbe essere invece un'attività che c'è da svolgere, praticamente sarebbe il vecchio capitolato d'appalto, Q4 quindi. Le indagini che seguono dalla 05 alla 10 sono relative alle prestazioni specialistiche, che vedremo in seguito quando andremo a verificare ad esempio le strutture. Abbiamo sicuramente anche Q11, essendoci una prestazione integrale coordinata, ciò significa che c'è un professionista che coordina tutte le prestazioni comprese strutture e impianti. Allo stesso modo il Q12, cioè studio di inserimento urbanistico, in realtà sarebbero lettura e definizione di quelle che sono le caratteristiche urbanistiche dell'area nella quale andiamo a progettare. A questo punto la progettazione preliminare si conclude perché i punti seguenti sono tutti aspetti di diversa natura: supporto al RUP per le opere pubbliche, fattibilità ambientale, eccetera. Quindi andiamo avanti sulla casella successiva, dove abbiamo la progettazione definitiva.
La progettazione definitiva, siamo sempre nel campo dell'edilizia, riguarderà sicuramente la relazione agli elaborati grafici, il disciplinare descrittivo e definitivo delle opere, così come l'elenco dei prezzi sui quali faremo il computo metrico. Lo studio di inserimento urbanistico l'abbiamo già verificato nella fase preliminare, quindi non lo inseriamo nuovamente. Mentre lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto diventano fondamentali. Nella progettazione definitiva, infatti, sappiamo già quali sono le caratteristiche dell'immobile e quindi potremo stendere effettivamente lo schema di contratto. A questo punto, ancora una volta, i punti successivi li lasciamo poi alle prestazioni specialistiche che andremo a vedere successivamente. Potremmo anche avere l'analisi storico-critica e relazioni sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti, la verifica sismica delle strutture esistenti. Nel nostro caso abbiamo fatto come esempio una nuova edificazione e quindi non li mettiamo. La progettazione integrale e coordinata in questo caso, ancora una volta, ci sarà perché è integrazione delle prestazioni specialistiche, quindi Q14. Cioè si occupa dell'edilizia e dovrà integrare anche le altre operazioni da compiere. Ancora una volta, questi che sono successivamente indicati possono esserci o non esserci a seconda dei casi. Un antincendio, la relazione paesaggistica e altri aspetti di tipo specialistico, energetica, acustica, eccetera. Si passa quindi alla successiva scheda, che è quella della progettazione esecutiva. Con la progettazione esecutiva abbiamo sicuramente ancora il Q01, relazione generale specialistica, elaborati grafici e calcoli, Q02, particolari costruttivi e decorativi, che certamente fanno parte dei nostri compiti, il Q03, il computo metrico estimativo, il quadro economico, elenco prezzi, vengono effettivamente svolti e quindi vengono indicati. Il Q04, lo schema di contratto, il capitolato speciale e il cronoprogramma, che in questo caso diventa anche più dettagliato, va evidentemente confezionato ulteriormente e va quindi nuovamente indicato per la progettazione esecutiva. Il piano di manutenzione dell'opera è un elemento interessante ed importante soltanto in certi casi. Per il momento non lo indico, ma se ci fosse la necessità potrebbe essere indicata anche questa voce. La progettazione integrale coordinata, Q06, lo considero di nuovo come nei casi precedenti, in quanto integrazione alle altre attività specialistiche. Per il momento lasciamo stare il piano della sicurezza, che evidentemente ha un suo incarico specifico e particolare. Nel caso in cui fosse indicato nel nostro contratto dovremmo inserirlo. Pianificazione e programmazione non c'entrano con l'edilizia di cui ci stiamo occupando. Arriviamo all'esecuzione dei lavori, cioè la direzione dei lavori. Ancora una volta, la prima voce Q01 è evidente che ci sia, che comprende direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina. Anche la liquidazione, cioè la segnatura degli stati di avanzamento dei lavori. Inseriamo il Q03, cioè il controllo e gli aggiornamenti degli elaborati e l'aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione. Sicuramente ci saranno da fare delle modifiche prima della conclusione dei lavori e quindi si prende già in considerazione. Il coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, Q04, è sicuramente da fare perché è esattamente quello che fa il direttore dei lavori edilizio quando deve coordinare i direttori dei lavori specialistici che si alternano all'interno del cantiere. Anche qui le voci sono da considerare caso per caso. Ad esempio, se ci fossero dei direttori operativi, se ci fossero degli ispettori di cantiere o se addirittura possiamo già pensare a delle varianti del progetto sia in corso d'opera o delle quantità o del progetto vero e proprio, eventualmente si vedranno meglio successivamente in fase di aggiornamento della parcella. La contabilità a misura, che potrebbe essere necessaria oppure no a seconda del tipo di riappalto che si va a fare, la contabilità a corpo e il certificato di regolare esecuzione sono tutte prestazioni che, se richieste, vanno inserite. In questo esempio per il momento le tralasciamo. I monitoraggi non sono di nostra competenza, quindi passiamo alla pagina successiva. Arrivo a verifiche e collaudi. Quando è da fare, viene indicato. Il collaudo non dovrebbe farlo lo stesso progettista, ma qualcuno di diverso, va quindi verificato caso per caso. Finiamo quindi questa prima fase e abbiamo la prima prestazione compilata. Come si può vedere,
abbiamo un valore di 700.000 euro per quanto riguarda una categoria edilizia, opere edili, in tutto il suo sviluppo, dalla prestazione iniziale, quindi progetto di massima, fino alla sua direzione lavori. L'edificio di cui stiamo parlando è composto di una parte edile ed anche di parti specialistiche. Le parti specialistiche si imputano ricliccando su studio, fattibilità, progettazione, direzione lavori. In questo caso le opere edili le abbiamo già fatte. Per inserire la parte relativa alle strutture, clicchiamo su strutture, opere infrastrutturali puntuali. Troviamo due tipi di verifiche, una prima non soggetta ad azioni sismiche e una seconda soggetta ad azioni sismiche. Le zone sismiche sono quelle definite dai vari decreti ministeriali, si valuta quindi la condizione di caso in caso. In questo esempio andiamo a selezionare non soggette ad azioni sismiche. Anche in questo caso abbiamo un grado di complessità da 0,8 a 1. Pur non sapendo quali possano essere le differenze di complessità, mettiamo una voce di 0,9 che sta a metà tra l'uno e l'altro. Il valore delle strutture, così come l'avevamo individuato nella definizione delle opere, è di 350.000 euro. Rifacciamo esattamente lo stesso procedimento di prima. Non consideriamo le voci di questa videata, andiamo avanti e troviamo la fase progettazione preliminare. Andiamo a selezionare relazioni, planimetrie ed elaborati grafici Q01, il calcolo sommario della spesa Q02, il capitolato Q04 esattamente come prima. Spuntiamo anche la relazione di indagine geotecnica Q05, che è il dato specialistico. Questo spetta esplicitamente a chi deve fare le strutture anche se la zona non è sismica. Inseriamo anche relazione di indagine sismica Q08 e la Q010, relazione di indagine geologica. Queste tre relazioni sono necessarie per poter fare una progettazione preliminare dell'impianto di questo edificio. Lo studio di inserimento urbanistico lo abbiamo inserito nella parte edilizia e non lo rimettiamo. Altrettanto vale per tutte le altre voci che non vengono inserite se non indicate nello specifico. A questo punto siamo nella progettazione definitiva delle strutture, che avrà ancora una prima voce Q01, relazione generale e tecniche ed elaborati. Avrà sicuramente Q02, disciplinare descrittivo e prestazionale. Avrà ulteriormente il Q03, elenco prezzi, computo metrico estimativo. Lo studio di inserimento urbanistico non c'era prima e non c'è neanche ora. Ci sarà sicuramente Q05, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto. Delle altre, la relazione di indagine geotecnica l'avevamo già stabilita per il preliminare e non la inseriamo nel definitivo. Potrebbe essere valutata la possibilità di inserirla o nella fase preliminare o nella fase definitiva, certamente non in tutte e due. Andando avanti, siamo nella progettazione esecutiva. Ancora una volta Q01, relazione generale specialistiche elaborati grafici, Q02, particolari costruttivi e decorativi, Q03, computo metrico estimativo, Q04, schema di contratto. Anche in questo caso il piano di manutenzione dell'opera dipende dal tipo di insediamento che andiamo a realizzare, sarà più o meno utile a seconda che il committente lo richieda. E nel caso in cui si inserisca avrà una sua percentualizzazione. La progettazione integrale coordinata non va inserita in quanto è già stata affidata completamente alla parte edile. Andiamo avanti ancora una volta e per l'esecuzione dei lavori avremo Q1 la direzione di lavori, Q2 la liquidazione delle somme, Q3 controllo aggiornamento elaborati di progetto, non il coordinamento e supervisione perché sono già stati assegnati anche qui alla parte edilizia. Fatto questo andiamo ancora avanti, troviamo ancora verifiche e collaudi e anche in questo caso vale quanto detto precedentemente. Avanti e viene calcolata quindi la prestazione numero 2 della nostra parcella che avrà un importo di 36.666,98 euro. Per inserire ora gli impianti, torniamo come per le strutture sul nodo studio fattibilità, progettazione, direzione lavori. Dobbiamo dunque selezionare impianti meccanici, elettrici, industriali, produzione energia.
In questo esempio consideriamo gli impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni, per la parte idrica delle costruzioni che avevamo previsto inizialmente. Ancora una volta abbiamo due valori di riferimento che vanno da 0,8 a 1,1 per la complessità. Anche in questo caso, per semplicità, mettiamo 1. Il valore che abbiamo stabilito per questa tipologia di impianti è di 150.000 euro. Andiamo avanti. Così come abbiamo fatto per le strutture, arriviamo alla progettazione preliminare e abbiamo ancora una volta Q1 relazione planimetria ed elaborati grafici, Q2 calcolo sommario della spesa, saltiamo il piano economico e abbiamo Q4 capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Per quanto riguarda gli impianti non ci sono relazioni da aggiungere e neppure la progettazione integrale coordinata, che come dicevamo prima è stata affidata a chi si è occupato della parte edilizia. Andiamo avanti e abbiamo la progettazione definitiva. Ancora una volta Q1, relazioni generali e tecniche, Q2, disciplinare descrittivo e prestazionale, Q3, elenco prezzi, Q5, schema di contratto per l'appalto specifico di questi impianti. A questo punto non ci sono altre voci da inserire. Procediamo e abbiamo la progettazione esecutiva. Inseriamo Q1, relazione generale e specialistiche, Q2, particolari costruttivi e decorativi, Q3, computo metrico e stimativo, Q4, schema di contratto. Abbiamo il piano di manutenzione dell'opera che va inserito solo se richiesto e valutato di volta in volta. Solitamente per gli impianti è una voce importante, la progettazione integrale invece è stata imputata alla parte edile. Andiamo alla schermata successiva. E abbiamo raggiunto l'esecuzione dei lavori. Selezioniamo Q1 direzione dei lavori, Q2 liquidazione, Q3 controllo aggiornamento elaborati di progetto. Saltiamo verifiche e collaudi, che è nella schermata successiva. Vengono visualizzati quindi i calcoli per la terza prestazione che si aggiungono alla nostra parcella. Il compenso professionale sarà di 20.187,47 euro. Dunque, torniamo a impianti meccanici. Per conteggiare gli impianti di riscaldamento si sceglie ancora impianti a fluido. Anche in questo caso il grado di complessità è tra 0,8 e 1,1 e come valore tra i due inseriamo 1. Inizialmente avevamo stabilito un valore economico di 100.000 euro. Andiamo adesso alla progettazione preliminare. Selezioniamo Q1 relazioni planimetriche elaborati grafici, Q2 calcolo sommario spese, non il piano economico, ma il Q4 capitolato speciale descrittivo. Sicuramente non abbiamo altre prestazioni specialistiche come per il caso precedente. Quindi andiamo avanti su progettazione definitiva. E abbiamo ancora Q1, relazione generale tecniche, Q2, disciplinare descrittivo, Q3, elenco prezzi e Q5, schema di contratto. I seguenti sono quelli che abbiamo lasciato in bianco anche precedentemente. Siamo quindi alla progettazione esecutiva. Quindi clicchiamo Q1, relazione generale specialistiche, Q2, particolari costruttivi decorativi, Q3, computo metrico, Q4, schema di contratto. Anche qui abbiamo piano di manutenzione dell'opera, se richiesto. Successivamente abbiamo l'esecuzione dei lavori, selezioniamo Q1, direzione dei lavori, Q2, liquidazione, Q3, controllo aggiornamento elaborati di progetto, e saltiamo verifiche e collaudi nella schermata successiva. Chiudendo questa fase viene inserita quindi la prestazione numero 4 per gli impianti di riscaldamento, che avrà un compenso pari ad un importo di 15.210 euro. A questo punto manca l'inserimento degli impianti di tipo elettrico, quindi stesso procedimento, torniamo sul nodo, cerchiamo gli impianti meccanici e dobbiamo andare a prendere la prestazione elettrica che è individuata come impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni. Abbiamo ancora una volta una percentualizzazione della valutazione tra un caso e l'altro e inseriamo 1,2 che è a metà tra 1,1 e 1,3.
Il valore economico individuato inizialmente era di 200.000 euro. Siamo ancora una volta su progettazione preliminare, per cui selezioniamo Q1 relazioni planimetriche, elaborati grafici, Q2 calcolo sommario delle spese, Q4 capitolato descrittivo. Proseguiamo su progettazione definitiva, selezioniamo Q1 relazione generale tecniche, Q2 disciplinare descrittivo, Q3 elenco prezzi e Q5 schema di contratto. Sulla progettazione esecutiva, invece, inseriamo Q1 relazione generale e specialistiche, Q2 particolari costruttivi e decorativi, Q3 computo metrico, Q4 schema di contratto. Siamo all'esecuzione dei lavori e selezioniamo Q1 direzione dei lavori, Q2 liquidazione, Q3 controllo aggiornamento elaborati di progetto. La schermata successiva sono le verifiche e collaudi, che saltiamo completamente. Chiudendo questa fase viene inserita quindi la quinta prestazione della nostra parcella per gli impianti di tipo elettrico e abbiamo tutte le nostre prestazioni in successione. Abbiamo dunque la nostra parcella con le 5 prestazioni per un totale complessivo di 175.103,63 euro. Al netto di contributi previdenziali e di IVA, senza tener conto dell'eventuale ritenuta d'acconto.